Ciao a tutti, io sono Nels. Sono sicurissimo che molti di voi abbiano delle cicatrici. Non dite di no. Per chi non sappia cos'è una cicatrice, mo leggiamo direttamente il significato dal dizionario. Volevo leggerlo da Wikipedia, però non ci avevo capito niente, allora prendiamo questo che è un pochino più semplice. Ah, mi è caduto il telefono. Tessuto che si ricostruisce dopo un trauma o un processo morboso dei tessuti molli, animali o vegetali. Segno visibile del processo di cicatrizzazione. Solitamente chi ha cicatrici si comporta in due modi ben distinti. C'è chi si vanta delle proprie cicatrici perché, sai, fanno figo, fanno vissuto. E c'è invece chi le nasconde. Il primo caso a volte può risultare fastidioso perché a me, che me ne frega delle tue cicatrici. Però, tolleranza. Io tollerò anche, però la lista infinita delle tue cicatrici me la potevi anche risparmiare. Questa qua me la sono fatta inciampando su un sasso. Qui invece mi sono bruciato con una pentola. Qui la nonna. Qua mi è venuto contro un rinoceronte. Qui, se guardi, mi è arrivato molto veloce un moscerino contro. Qua una volta mi è andata a ritraverso una banana. Qui una volta tirava vento e mi è venuta una cicatrice. Qui dietro è perché ho preso 2 in matematica e mi è venuta la cicatrice e non andava più via, l'hanno detto i dottori, mi hanno messo i punti perché o la gente è davvero molto fragile o sparano tutti un sacco di balle. Avrete sicuramente assistito a fenomeni tipo la cicatrice fantasma. Qui c'è la cicatrice di quando mi sono tagliato. Dov'è? Ma è che non si vede più, era grande così. È andata via, si vede, ho fatto la doccia. Era grande così, mi ci sono tagliato con un coltello. Ma è che è andata via, c'era. Lo giuro. No, perché se guardi più vicino, la vedi, è qua. Ma a chi vuoi darla a bere? A me? Bugiardo! Non so mai oltretutto come fare a credere alle storie dietro le cicatrici delle persone, perché come si fa? Ma come te la sei fatta quella cicatrice? Dici questa cicatrice? Oh, uno scontro coi lupi. Forse bisogna semplicemente avere fiducia, non indagare. Comunque basta parlare di gente che si vanta di essere imbranata. Parliamo invece di chi, come me, le nasconde. Per il bene del video ho deciso di portare alla luce le mie cicatrici. Una volta, da piccolo, mi sono rotto una gamba sciando. Ero a terra che piangevo, morto, che faceva la mia gamba, aiuto, Mio cugino mi passò davanti ridendo. Che cazzo ridi? Ma non credo che conti perché non si vede la frattura della gamba, quindi non è una cicatrice, diciamo. Quindi me ne rimangono 2. C'ho una mega cicatrice sotto il mento, lunga circa così, che mi sono fatto all'età di circa 3-4 anni cadendo di faccia su un portaombrelli. Non mi chiedete come. Mia mamma mi ha detto che stavo cercando di fare un salto su una rampa fatta con un tappeto. Sangue. Come potete notare, non mi piace farla vedere, quindi con questa barbetta da capra si copre e non si vede, dovrebbe essere qui. E non c'è però, vedete. Magari vi posterò una foto su Twitter della mia sfregiatura senza barba. Poi ho un dito spappolato, fatto anche quello circa 3-4 anni. Diciamo che non è stata una gran annata per me. Me la sono fatta schiacciando il mio anulare in una sedia a sdraio, zac, che si è chiusa sul mio dito. E mi ricordo mio padre che mi portava con io che piangevo e con 4 dita e una banana, perché c'era la pelle aperta, tutta la carne e l'osso che usciva. Però voi probabilmente non l'avete mai notato perché è fugace, non si vede, è fugace. E non è che io venga lì e faccia come quelli che si vantano tipo: "Oi, ciao Nelson, dito spappolato!" Morale della favola: non c'è una morale. Non fatevi male, state attenti. Mangiate e copritevi che fuori fa freddo. Abbiamo parlato un po' della gente che si fa male, abbiamo parlato di quando mi sono fatto male io. Scrivetemi qui sotto nei commenti le storie delle vostre cicatrici. Cercate di scrivermi le storie vere, per favore, delle vostre cicatrici, eh? Condividete il video su Facebook, seguitemi su Twitter e Instagram, iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video.